In cui la nostra coccia femorale deve essere sveglia, attiva. Allora, il primo esercizio molto semplice è questo, molto semplice. Io vado su e poi passo per fuori con quest'altra gamba. Camminare, su e fuori. Psoas, retto femorale, adduttore. Psoas, retto femorale, adduttore. Allora, perché questo esercizio è importante da far fare ai ragazzi? Perché abitua i ragazzi a sentire le anche alte, il bacino alto, perché se io faccio questo, stando così, invece io per cercare di farlo diventare più basso, devo diventare più alto io. Quindi devo fare... Guardate i miei piedi a terra. Stanno sempre sull'avampiede, stanno sempre in una posizione di tenuta, di forza. E quindi di rinforzo. Uno e due, qua. Fate l'esercizio. Questo l'avete provato? No? Piano, 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 piano. Quindi retto femorale, su e fuori. Su e fuori. Su. Fuori, su e fuori, croce, su, tira su, non passare per fuori per prima, dritto, su e stai sulle punte, e fuori, su e fuori, su e fuori. E, dunque lui rispetto a lui ha passato la seconda gamba in questo, non importa. Assolutamente quello. No. Okay. Sai perché? Perché noi non stiamo facendo tecnica degli ostacoli, noi stiamo facendo mobilizzazione della coccia femorale. È chiaro che uno lo passa meglio, anche perché è più alto, uno lo passa peggio. Uno lo passa meglio perché ha più mobilità e uno lo passa meglio. Ma adesso vi faccio vedere una cosa. Chi non l'ha fatto mai questo esercizio? Mai? Signorina, vieni qua. Vieni qua. Chi non l'ha fatto mai? Allora, piano qua. Dobbiamo cercare di capire che all'inizio dobbiamo far lavorare questi muscoli, retto femorale e psoas. E fuori invece dobbiamo far lavorare la coccia femorale in modo completo con il lavoro degli adduttori. Prova piano piano. Hop e fuori, bravissimo. Hop e fuori, piano piano. Hop, brava. Ragazzi, avete visto quanto è brava? Mai fatto. Noi gli abbiamo dato un input corretto, gli abbiamo detto fai questo, gli dobbiamo dire non dovete farlo veloce perché se lo fate veloce aumenta la difficoltà. Quindi deve essere fatto piano. Capite l'esercizio? Dritto, fuori, prova. Dritto, fuori. Dritto, fuori. Dritto, fuori, bravo, dritto, fuori. Avete visto? Ok, allora questo esercizio, che ripeto, non ha la finalità di insegnare al ragazzo l'ostacolo, che non è un esercizio, lo fanno gli ostacolisti, ma noi non dobbiamo guardare l'aspetto tecnico, perché poi a lui gli posso dire, invece di tenere la gamba distesa fuori, piegala, ti porta il ginocchio avanti, non è questo il punto. Quello che ci interessa è di far capire che esiste un'articolazione che si chiama coccio femorale, che per un saltatore è fondamentale. Perché è fondamentale nella corsa, nel discorso del passo tecnico, è fondamentale allo stacco per creare un'azione più penetrante, perché guardate, se io resto sul piano frontale quando stacco, il mio bacino è qui, e sa come lo chiamo il bacino quando i ragazzi saltano in questo modo? Il bacino morto, cioè il bacino è morto. Quando è che il bacino diventa attivo? Quando fa questo? Quando si sposta sul piano frontale. Perché? Sul piano sagittale, perché? Perché fa il lavoro che fa la pagaia quando io vado con la canoa. Se io faccio questo, prendo poca acqua, do poco impulso e la canoa viaggia piano. Per far viaggiare la canoa cosa devo fare? Devo andare a prendere acqua lontano, intanto l'altra parte della canoa sta qua, l'altro palo, l'altro remo. Faccio questo, spingo, 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 spingo e creo i presupposti per quest'altra parte, per quest'altra palo, di andare a prendere l'acqua lontano. E quindi faccio un lavoro a pagare. Che succede da un punto di vista fisiologico? Succede che nella fase in cui io vado a fare questo tipo di lavoro, a livello dell'altro bacino, dell'altra parte della mia articolazione, si crea un prestiramento dello psoas iliaco che mi serve nel momento in cui io riparto dall'altra parte, perché stiro l'elastico e quando poi vado dall'altra parte, boom, riparte subito l'anca. E quindi nella corsa, nel salto, questo giochino è un giochino che viene facile, che aiuta l'espressione tecnica del salto. Questo esercizio lo faccio anche dall'altra parte, con l'altra gamba. Proviamo a fare questo esercizio con l'altra gamba. Vai. Hop, hop, hop. E l'altra gamba, io non mi ricordo. Perfetto, prova tu l'altra gamba, uno e due, bravo, bravo. Vedete? Bravissimo. Anzi, lo fai meglio con questo che con questo. Bravo. E poi l'evoluzione della specie, cioè da uomo sapiens a homo erectus, facciamo, no? Cioè homo sapiens già erectus, partiamo dal discorso di fare contemporaneamente
destro, sinistro, e qui si vede molto il lavoro del bacino. Cioè io che cosa devo fare? Guardate il mio bacino, se non muoio prima. Non fare questo. Vedete cosa fa il mio bacino? Fa destro, sinistro, e fa il lavoro a pagaia, come vi avevo detto prima. Ragazzi, su di voi posso disporre di vita o di morte. Appia, occhio. Primo, vai, eccolo, guardate il bacino. Si vede il lavoro sul piano sagittale del bacino, come avanza? Giovane fatto testamento, vai. Uno. Bravo, vai, vai, vai. Benissimo. Che cosa ha fatto lui? Ha cominciato a ruotare il tronco. È un errore, perché se io voglio guadagnare il fatto di prestirare, se io quando faccio questo gli vado dietro con il tronco, io non prestiro nulla. Io per prestirare devo tenere una situazione in cui l'attacco dello psoas qui resta fisso, che se io lo seguo questo non si contrae. Io per farlo contrarre devo fare questo. Ci siamo? Prova a fare lo stesso esercizio mettendo il braccetto. Vai, piano. Uno, tieni le braccia avanti, tieni le braccia avanti, tieni le braccia avanti. Bravo, bravo, bravo. Vedete? Vedete come abbiamo subito ridotto la torsione del tronco? Bravissimo. Ed è importante che lo facciano persone che non sanno fare bene questo esercizio. Attenzione, vi pongo un altro quesito veloce. Loro due, nel momento in cui adesso verranno a lanciare, lavoreranno con i ragazzini dell'atletica avanciata, questi esercizi quando li proporranno vi faranno vedere, si metteranno così, i ragazzini faranno tutto quello che ha fatto lui. Se non riusciamo a fare questi esercizi non li proporremo mai, perché il bambino dice che dobbiamo farli. Allora, siccome li dovete proporre, che consiglio vi do? Siccome sono anche bravissimi, ti prendo l'ostacolino da 50 cm e fanno degli esercizi da 50. Così voi vi addestrate, il bambino vi vede e fate gli esercizi. Poi è chiaro che su tutto questo possiamo fare esercitazioni per il ritmo laterale, uno, due, tutti questi giochi. Ma questo viene dopo. A me quello che interessa adesso è che io vi ho fatto vedere degli esercizi per, ok, lo sbloccaggio della corsa. Adesso andiamo